Salve, io sono Umberto Rotundo, psicologo di Catanzaro. Sarò il referente per altra psicologia della provincia di Catanzaro e sono tra i fondatori, insomma, del gruppo calabrese che sta nascendo in questo periodo. Sì, domani si presenterà l'associazione di categoria Altra Psicologia nel suo gruppo, appunto, che si è appena costituito calabrese di rappresentanza. In pratica, gli psicologi calabresi avranno un nuovo punto di riferimento all'interno della regione per potersi informare, per potersi sentire rappresentati ai tavoli istituzionali. L'esigenza nasce diversi anni fa da un gruppo di giovani liberi professionisti che si sentivano molto poco rappresentati ai tavoli istituzionali. Gli ordini in Italia erano un po' farraginosi, diciamo, e dal 2005 alcuni giovani psicologi hanno iniziato ad attivarsi in prima persona per sedersi ai tavoli, iniziare ad ascoltare, a dialogare con le istituzioni, a pretendere che le cose venissero fatte a norma di legge e soprattutto con trasparenza. Da quell'esperienza la Calabria era rimasta un po' indietro, ancora mancava una rappresentanza di tale spessore e di tale, come dire, alternativa. E sono anni, diciamo, io sono 5 anni circa che sono tornato in Calabria e subito ho attivato la macchina per poter creare questo gruppo di lavoro. C'era qualcuno che già ci stava provando. 5 anni fa ci sono state le ultime elezioni dove c'erano i 4 moschettieri di alternativa, erano l'unica opposizione, come dire, all'ordine costituito, però l'esperienza non andò bene. Da quei semi, però, lentamente in questi ultimi anni si è creato un piccolo gruppo che si sta sedendo ai tavoli nazionali di altra psicologia, partecipa ai meeting nazionali. L'associazione in questi anni è cresciuta molto, ha governato alcuni ordini regionali, ha scoperto alcune frodi, ha scoperto alcune magagne che c'erano nelle cattive gestioni degli enti, ha permesso, insomma, di far crescere. Tant'è che oggi gli psicologi sono tra la categoria meglio rappresentati, per esempio a livello di EMPAP, che sarebbe l'ente di gestione della previdenza sociale dedicata agli psicologi. Noi al momento non abbiamo eventi in passato, se non che abbiamo provato a creare piccoli gruppi di confronto. Da quest'anno, visto che domani ci presenteremo ufficialmente, invece inizierà tutta una serie di incontri informali che possono creare gruppi, piccoli gruppi regionali e provinciali. Appunto per far sì che le persone possano anche, gli altri colleghi possano anche sentirsi finalmente ascoltati o confrontati. Lo psicologo soffre da sempre, come dire, di una certa sindrome di isolamento, no? Perché molti liberi professionisti si ritrovano a lavorare, come dire, chiusi nelle loro stanze e mancano le occasioni di confronto. Le formazioni, gli eventi organizzati in questo momento non riescono a sopperire a questa mancanza proprio di una rete che poi possa sostenere, possa permettere di sentirsi, come dire, parte di una categoria che riesce anche a sostenere. Altra Psicologia di solito organizza molti di questi incontri, organizza aperitivi, organizza occasioni di scambio, di gioco, stiamo pensando a varie attività, speed date professionali dove poter incontrare anche altre professionalità. Insomma, nelle altre regioni i nostri colleghi hanno lavorato bene, noi speriamo di non essere da meno. Certo, Altra Psicologia ha un sito nazionale, il primo passo è senz'altro iscriversi a quello, si inizieranno a ricevere le newsletter con tutti gli aggiornamenti ufficiali. Noi stessi partecipiamo alla scrittura del sito nazionale con la produzione di articoli e di notizie. Successivamente noi, come dire, abbiamo creato un piccolo spazio su Facebook, Rete Psicologia Calabria, dove, come dire, in maniera informale comunque facciamo poi la nostra opera di informazione e di confronto con i colleghi. Non abbiamo una pagina ufficiale, non ce n'è bisogno. I nostri contatti sono reperibili tranquillamente in un articolo all'interno del sito nazionale. Ogni provincia calabrese ha un proprio referente, anche più di uno, con tutti i nostri contatti là ci potranno tranquillamente contattare.